Bentornati nel mio canale o benvenuti nel mio canale, io sono Palluccia Sims. E oggi siamo di nuovo qui, ragazzi, con un nuovo episodio di Cucciolosamente Piper. Allora, siamo di nuovo in clinica e ecco la nostra cliente. Proprio. Mm, Proprio, ragazzi, lei è la cliente proprio preferita, voglio dire Perché vive qua, mm, nel senso ormai non è più una cliente una, Potremmo chiederle di pagare l'affitto Allora, saluta il paziente calorosamente E Elena, tesoro, vieni anche tu a salutare il paziente Doc è tutta la mia vita, va bene, lo sappiamo Ormai non so cosa fai tu ai tuoi cucciolotti, ma eh, mi preoccupa molto Allora, ragazzi, volevo fare un attimo il punto della situazione Allora la clinica sta così Noi abbiamo aperto da pochissimo Perché vedete, è aperto da un'ora ehm... Ma la cosa interessante, ragazzi Io sono rimasta sbalordita quando l'ho visto Perché non... Sapete, quando giochi, no? Magari non ci fai caso Eccola qui Notare l'abilità di veterinaria della nostra Piper, ragazzi Sta veramente vicina a massimizzare la sua abilità Quindi sta diventando praticamente Sta per diventare un veterinario Espertissimo Spillo, ok, va bene, non preoccuparti Quindi, mentre le nostre ragazzuole sono qui Perché poi Piper, ragazzi, l'ho messa, diciamo, um, in postazione Per, appunto, farle raggiungere uh, sto livello 10 Se no non se ne finisce più Mentre la cara e dolce Fermi tu, ma perché clicco qua, ragazzi? Buonanotte, volevo farvi vedere le abilità Andiamo messi, siamo messi bene Mentre la nostra Elena, ragazzi, sta qui, vedete? Quindi sta per raggiungere il livello 6. Andiamo su Andrea, ragazzi, che sta qui, mentre invece Teodoro sta qui. Quindi, più o meno, diciamo che da questo punto di vista i maschietti sono abbastanza vicini. Quindi, una volta che Elena avrà raggiunto magari il livello 6, farà un po' cambio con um, Teodoro o comunque con uh, Andrea. Nel frattempo, preoccupiamoci di, dei nostri cucciolotti. Oh, povero patato Quando vuoi, cara Oh Ecco qua, povero Allora, innanzitutto ispezione di pelle e pelo Perché come minimo, ragazzi, voglio dire, no? Guardate che... Ma vi ricordate, ragazzi, quando la nostra Piper è iniziato? Mamma mia, sembra ieri Misura la temperatura, perché il pelo è glaciale, la temperatura sarà, eh, ragazzi, anche quella glaciale come minimo. Oh, influenza del pelo gelato, quindi calma il paziente. E poi terapia, ragazzi, il vero il dolcetto all'assenza di placebo. Passiamo alla nostra carissima qua. È patato, ma... Eh, inizia a visitare. Su. Tesoro, tu qua mh, ce la facciamo? Oh, ora non è per cattiveria. Ma ecco, è andata, ragazzi. Oh, sì, siamo dei fantastici veterinari. Bene, abbiamo aiutata. Siamo veramente felici. Vede, il signore sta aspettando. Oh, che bello, ragazzi. Allora, solo per paziente che stai già visitando un paziente. Sì, ma è finito. Basta, non stiamo più visitando nessuno. Vai, vai a salutare il paziente. Mentre lei è qui, quindi esame. Facciamo. Esaminiamo gli occhi ragazzi. Ed anche la bocca. Non avevo mai visto Tabu comportarsi così. Speravo che fosse qualcosa di passeggero. Ma è andata via via peggiorando. Vedi un po' cosa riesce a fare. Eh, speriamo di aiutarlo. Mentre i nostri ragazzi sono qui alle prese, sempre con dolcetti. Insomma, no. N in laboratorio. Ecco, lei ha finito ragazzi. Quindi, non appena avrà terminato la visita, faremo. Cambio, insomma, diciamo tesoro su patatolo piccola e la nostra come stai messa tesoro? Guardate ragazzi, 99%. Oh mio dio, calmala subito tesoro. Dai. La paziente fortunata con cui fai per raggiungere il livello 10, cioè il livello 10, sì, appunto. Dell'abilità di veterinaria, ragazzi. Po' che tenera che è. Allora, forza, su. Spaventatissima, ragazzi, ovviamente. Tu come va, qua? Ma che è successo? Ragazzi, ma. Uh... Fermi! Ho raggiunto il livello 10! Ha raggiunto il livello 10! Ho r'aggiunto il livello 10! Fermi, fatemi rileggere perché non l'ho mai fatto! Allora, Piper ha raggiunto. Il pinnacolo della professione veterinaria. Adesso, al tavolo per la produzione di farmaci, può produrre il dolcetto di ambrosia che può essere usato per riportare in vita gli animali. Goditi inoltre una nuova porta esclusiva per la clinica veterinaria. Oh, ragazzi, ma che gioia! Però sto cercando di capire che cosa sta succedendo qua, ragazzi. Inizio a visitare Spillo, ma. Spillo tesoro, è la seconda volta che cerchi di darti la gambe. E ora io non è che voglio dire, però. Allora, esame, misuriamo la temperatura perché questo nasino. Eh? Fa, insomma, ragazzi, no? Pa Esamina la bocca, dai! E le orecchie, controlliamo anche le orecchie. Tu qua come sta procedendo con Spillo? Spillo non vuole proprio saperne. Ragazzi, ma perché Spillo batato? Devi salire su. Mamma mia, ragazzi! Ok, febbre dal naso sbuffante. Oh, terapia, ragazzi. Eh, mi sa che dobbiamo passare alla postazione chirurgica. Eh, bene sì. Niente, Spillo non ne vuole sapere, ragazzi, non so cosa fargli. Eh, procedura già in corso, ma di che? Ma quando? Inizia a visitare sto micio, poveretto. Ragazzi, una tragedia, vabbè. Vogliamo passare alla postazione chirurgica? Eh? Fatemi notare qua i pazienti, perché ragazzi, qua sicuramente, ecco, guardate. C'è la folla, quindi voi ragazzi per piacere, non appena avete finito... Oh, Valeria Rizzo, almeno è nuova. Oh, per favore, asciugate. Lasciate perdere qua... Sa state, ca state calmi ragazzi, state calmi. Tu, tu saluta il paziente calorosamente, tu qua ci siamo. Dove sei, dove sei? Ok. Iniziamo, ragazzi a uh, no, scansioni. Facciamo cerebrale. Come va, Piper. Tutto bene? È eh, bel pesce. È il primo pensiero, mi pare giusto. Oh, vai. Poi c'è l'intervento pronto, tesoro. Tu ce l'hai fatta con lui, per favore, esame. Vai, ispezione di pelle pelo, ce la possiamo fare, ragazzi? Così una oh, mamma santa. <ride> ok, non ce la possiamo fare, va bene, ragazzi. Proprio non vuol saperne di farsi visitare, ma patato, calma l'animale, Ti prego, calmalo. Esatto. Patato, ti prego, <ride> ragazzi. Sta diventando una cosa eh, abominevole. Sì, ve lo dico proprio col cuore. Allora, fermi tutti. Fermi tutti, perché caro, dovresti proprio venire qua e darci una mano, e poi dovremmo prendere. Eh, insomma, occuparci della signora qua. Cioè del cucciolotto della signora, ovviamente, ragazzi. Oh! Anzi, fai una cosa, Piper. Appena hai finito, vai tu, vai tu ad asciugare, per favore. Così che lui possa occuparsi. Ecco, saluta il paziente della signora. Ce la facciamo! Valutazione aumentata. 4 su... Oh 4 stelle su 5, ragazzi, perfetto! Forza, vi prego. Vi... Spillo, patato. Concludiamo questa visita, ragazzi, non ce la facciamo più. Ma che però? Capero... Ragazzi, allora, per favore, vi prego. Vi... Vi... Cosa state facendo? Non dovete farvi, farvi fuggire, pazienti. Uh, ti prego, inizia a visitare Susanna, tu qua ce la stai facendo. Fermi tutti ragazzi, eh. Perché altrimenti qua la vedo altro che dura. Ascolta il cuore, ti prego. Ascolta il cuore. Cerchiamo di portare a termine ragazzi. Oh, calma il paziente. Inietta il siero rilassante industriale. E passiamo al biscotto con farmaco, per favore. Su. Oh mandiamola a casa sto poveretto che non ce la fa più Pai per tesoro tutto bene? Fermi tutti Oh malattia curata che bello Fermi allora lui Ce la fa? Non ce la farà? Non ce la farà ragazzi? Non ne ho idea Ma subito subito potresti Ma, ma perché? Ma chi è qua? Ma ragazzi ma perché? Vai a salutare il paziente Forza Ragazzi una tragedia E tu, Elena, tesoro, appena hai finito, per favore, vieni qua. Sì, curiamo chi ti pare e ripara per cortesia. Sto schifo. Oh, solamente non si vedono i, i parenti. Diciamo di Andrea, ragazzi. Questa è una cosa. <sussurra> Mamma mia, ma c'erano anche loro. Noi non li abbiamo minimamente visti. Bene, mi fa tanto piacere. Allora, stiamo facendo qualcosa qua? Ma ragazzi, comunque, c'è. Cioè, ma che c'è oggi? Ma inizia a visitare, ma io veramente ragazzi non ho parole. Allora, innanzitutto misura la temperatura che sicuramente... Dopodiché fai un'ispezione di pelle e pelo. E calmala perché sicuramente ne avrà bisogno. Poi ascoltiamo anche il respiro. Ragazzi, è una tragedia. Allora, vieni, vieni qua, vieni qua. Um, saluta il paziente calorosamente. Su. Ma qua ce l'abbiamo fatta, ragazzi. Inizia a visitare Susanna. Ragazzi, cioè. Veramente. Non... Ma Susanna si dà, ragazzi. Ma vi pare normale? Io non lo so, ragazzi. Non so che dirvi. Allora, forza. Controlla delle orecchie. Uh. Dai, dai, che stai andando bene. Esamina anche la bocca perché secondo me. E il cuore, che è importante, ragazzi, mi raccomando Ce la vogliamo fare, patata? Eh? Cosa hai deciso di fare, tu? Cosa hai deciso di fare? Oh, mi sembrava strano, ragazzi Che Lorenzo, eh Voglio dire, ma Lorenzo che non veniva qua Eh, dai, su Fai una cosa, tesoro eh, Fai una presentazione amichevole Perché tu non hai mai avuto occasione ancora di conoscerlo Vai, fai tutti gli esami che devi fare Esamina la bocca E controlla le orecchie Passiamo da... te. proprio qua ci cioè abbiamo quasi rinunciato Perché, ragazzi, voglio dire Naso nucleare, oh mio Dio Calma il paziente subito Terapia Ecco, pratica l'iniezione Dai, così poi dopo lui avrà il tavolo libero Su, ragazzi, diamoci una mossa Qua bisogna, come dire, essere veloci Piper, contiamo nella tua velocità Uh -huh. right. Perfetto Terapia ragazzi oh. uh, Piper tesoro mm. Ecco sta arrivando anche qualcun altro L'ho intravista da qui No dobbiamo passare alla postazione chirurgica Quindi su passiamo alla postazione chirurgica Così si libera eh, La ragazzi una tragedia Oh Curata la malattia Perfetto quindi senti tu puoi Come dire salutare il paziente Dai Sì, va bene Ok Una scusa vale l'altro troverai i gatti per strada pur di portarli qua Io ormai eh, ne sono straconvinta, ragazzi Che vi devo dire? Oh, dunque Uh Eh ma ma, 4 su 5 ma, Ragazzi ma Oh, che bello, ragazzi Dai, dai Sta andando sempre meglio Anche perché vi ricordo, ragazzi, che una volta che la nostra ehm, Avrà comunque, che la clinica avrà raggiunto il livello più no, le 5 stelle, quindi il livello più elevato, diciamo, no, cosa accadrà? È eh, una cosa comunque ragazzi, molto particolare perché la nostra cara Piper si trasferirà. Eh, iniziamo a pregustare il momento, ragazzi. Viene ad asciugare, tutti qua la sacra stirpe, ragazzi. Notare forza su. Teo, io vorrei tanto dirti che la cosa si risolverà, ma secondo me... No, 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 non la procedura. Inizia a visitare, ragazzi, ma ce la faremo mai? Io non lo so, vi giuro. Secondo me non ce la faremo mai, ragazzi, ve lo dico proprio sinceramente. Vai per cara, cosa ci fai qui? A debita al proprietario. Ma non l'abbiamo ancora visitata. Eh? Ah, ragazzi, ma fai per tesoro, ma... Cosa Cappero combini? Eccola lì. Mi combina qualche disastro, ragazzi. Come minimo, mi combina qualche casotto anche lei. E eh beh, dopo tante ore in clinica, ci, so ci sta, ragazzi, che uno un po' si rincretinisce. Vai qua ad asciugare tutto, per piacere, Piper. Vai. Qua, ragazzi, oh, forse siamo fuori dal tunnel. L -l -l -l. Forza, su. Mentre tu attendi, noi ci occupiamo. Oh, potato, potato. Eh sì, ascolta il cuore e ispezione di pelle pelo Vi ricordo che è la gattina ragazzi di Piper in realtà E io trasferisco sempre perché devo fare tutti i vari spostamenti tra unità familiari ragazzi Mica è facile ogni volta Allora, asciugatevi prego, qua come sta andando? Ma perché? Cosa c'è? Cosa c'è? La devi visitare, non è difficile Mamma mia ragazzi, calma su. Questo episodio ragazzi si intitolerà caos in Clinica perché come minimo, eh, sì, come minimo c'è del caos qua eh ragazzi. Oh patata guardate i cocchioni ma povera. Sì ragazzi mi, mi sta leggermente sotto stress. Voi qua ce l'avete fatta, vi prego. Vai, iniettale quello che ti pare, basta che la curi, per favore, ha bisogno. Fanno ispezione di pelle pelo esamina la bocca. Che, come minimo, ragazzi, sì, bisogna farlo. Oh, poi misuriamo. No, ascoltami il respiro. E controlliamo le orecchie. Secondo me lui è venuto qui, ragazzi. No, mm, con la cosa, magari di scoprire. Cioè, sapete, magari anche i colleghi possono essere chiacchieroni e dire qualcosa di troppo. Diciamo E secondo me l'obiettivo è scoprire qualcosa Quindi esame Misura la temperatura Con, Esamina anche gli occhi Guarda Qui come va? Potatino Aspetta Allora calma il paziente E direi che a questo punto ragazzi Pelo, temperatura, pelle, e occhi Esaminiamo la bocca eh, Come minimo no? Vai per tesoro? Qua come sta andando? Hai pulito tutto? Ragazzi, stanno tutti qua a notare, eh? Riempi questo per piacere, tesoro. Esame. Ascolta il respiro. Oh, finalmente, ragazzi. Terapia. Eccola lì, non c'è. Ragazzi, deve passare pure alla postazione. Ma povera, vai, passa alla postazione chirurgica. Ma, ma poverina. Eh, ecco, bene... eh, eccola lì lo scoiattolo, ragazzi. E mi pare giusto, vai. L'iniezione dell'ottimismo è sicuramente quello che ci vuole. Allora, dunque, mamma mia, ragazzi. Lo schifo a tua asciuga, Andrea. Tesoro, ci servi tu. Allora, vieni qua. Questa notare che sta così, ragazzi. Ma è la quindicesima volta che viene qua. Un... Non so, ragazzi, vi giuro, non so. Allora, tu? Teo, hai finito? Poi asciuga per piacere. Sì. Oh, dopodiché verrai qui e ovviamente c'è lei, ragazzi. È l'aspetto di questo posto è insoddisfacente. Eh, tesoro mio. È un continuo svomitazzar, ho detto proprio fra noi. Allora. Per il pelo impastato, ragazzi, quale sarà l'intervento? Eccolo qua, alleluia, allora. Vai per tesoro, hai pulito tutto? Temo fortemente di no e non deve pensarci Teo. Teo, tu lasciaci, pensa lei, vai. E poi, per favore, riempiamo, ma c'è anche mammina, ma che gioia, ragazzi, proprio. Tutta la squadra qua, allora, esame. Belle pelo ovviamente, ragazzi, e come minimo la bocca perché sì, qua abbiamo finito. Oh, bene, patata, perfetto. Ma che cosa? Ma, do, ma dove? Vabbè, ragazzi, valutazione aumentata. Sì, ma stiamo sempre là, quindi non saprei. Vabbè, vieni qua, tesoro. Saluta tua madre perché come minimo, no? Eh, eh discuti dell'umore di disagio con lei. Mamma, ma tutto bene? Come mai? Hai questo disagio interiore, secondo me pure... Insomma, esteriore. Allora vai, ehm, calmala. Vomito, pulci, della bocca, ragazzi, ce l'ha tutte. Ma, ma io non lo so, ma lei, scusi. Ma si prende cura di queste povere creature, eh? Perché veramente... Mh, cioè... Boh, ragazzi, non... Controlla le orecchie. Qua ce la facciamo, secondo voi? Secondo me potremmo, eh? Ah, sono così disperata, sa, so, ho trovato questo gattino, no? Cioè, in realtà me l'ha dato in prestito una mia amica, sì, che è, una borsa. E, mh, e quindi ora, sa, so, sono veramente in tensione, potrebbe per favore occuparsene lei? Ma è possibile che a turno state qua a controllare quello che fanno sti due, poveracci, eh? Andrea e Teo, ragazzi, stanno sempre sotto controllo H24. Ma vi pare una cosa normale? Per me non lo è. Però, vabbè. Dettagli. Oh, mamma mia, ragazzi. Esamina gli occhi. Ma poverina. Ti prego. Andrea, ti prego. Salvala tu. Perché qua è un disastro, proprio. Dai, patata. Oh. Oh, abbiamo la soluzione, ragazzi. La soluzione, quindi calmala, e poi terapia, eh, purtroppo passa la postazione chirurgica. Così Piper può accogliere cosa da fare qua Il eh, salotto. Non è il caso. Bene, visto che noi non siamo quelli che fanno passare avanti eh, i parenti o gli amici, vai Piper. Preoccupati qua, occupati della signora. No, preoccupati, occupati calma. Sì, non preoccuparti Ce ne occupiamo noi Quindi pelo, temperatura, pelle Direi che potremmo uh, Esaminare la bocca E le orecchie Tesoro, come va qua? Tutto bene? Il posto è pulito? Qua ragazzi Oh, sta iniziando a sbroccare Quindi uh, vieni qua tesoro mio E salutala per favore, perché prevedo guai Altrimenti Forza Vai così Come sta andando? Oh, povero Ragazzi, ma Pure gli occhi lacrimosi, ma tutte Proprio ce le ha Dai, misura tutto La bocca e le orecchie. Teo sei arrivato alla conclusione. Perfetto ragazzi, terapia. Biscotto con farmaco X. Anche la nostra, ormai ragazzi, ormai è velocissima proprio a trovare... Spray, vai. Oh, raggiunto il livello 7. Perfetto, Theodore. Livello 7, ragazzi e vai alla grande. Quindi, caro, sai cosa potresti fare a questo punto? Allora, tu stai qui e direi che interventi, vai qui. Tu potresti lasciare un po' di spazio, diciamo, ai tuoi colleghi. Salve, lei chi è? Leonardo Rinaldi, salve, bene, ok, mi ci fatto molto piacere. Magari potresti tipo venire qui e um, chiacchierare un po' con lei, che dire della sua giornata? Perché ora adesso, ragazzi, diciamo che dobbiamo lavorare di più su Andrea e su Elena, perché sono loro due che sono più indietro. Quindi forza, e non faccia la difficile lei, perché voglio dire, già tanto che non abbiamo chiamato il WWF, quindi la smetta. A questo punto saluta il paziente, dai, occupati del paziente. Qua uno schifo, ragazzi. Tanto per cambiare, sì. Tesoro, tu asciuga tutto, dai. Fatemi vedere nelle stanze accanto, ragazzi. Qua è un delirio dover. Ecco qua, vedi. Vieni, vieni qua. Smetti di chiacchierare perché uh, veramente c'è bisogno di te. Andrea, tesoro hai fatto? È pure furente la signora. Adesso, signora, le do un. Lasciamo stare, guardi. Cosa le do? Eh, perché non è proprio il caso di come dire, andare oltre. Vieni qua tesoro, anzi visto che ci sei a questo punto, per favore vai rapidamente in bagno, dopodiché torni qua e direi che saluti lei. Eh, perché adesso ragazzi tutti un po' a turno, eh, chi va al bagno insomma, direi che c'è bisogno, vedete? Allora, esame. Ispezione di pelle pelo come minimo e uh, misuriamo la temperatura. Qua come sta andando? Direi che tu puoi andare in bagno tesoro perché... Mm, sì, datevi il cambio. Perfetto. Qua? Oh, calma subito, calma, calma. Dopodiché esame della bocca e degli occhi. Sei annoiata? Bene, mi fa tanto piacere per te che hai il tempo di essere annoiata, guarda. Allora, fermi tutti. Pure tu dovresti andare in bagno quindi. Sì, normale, visita di controllo, va bene. Vai in bagno però, tesoro, perché la vedo dura. Se no, qua come va? Tutto bene? Dai, che ormai i ragazzi hanno preso il ritmo. Ormai hanno preso il ritmo, non li ferma più nessuno. No, calmare non c'è bisogno. Allora esaminiamo le orecchie. E il respiro, ragazzi. Direi a questo punto. Tu, adatto. Ascoltiamo il respiro. E l'ispezione di pelle e pelo, ragazzi. Allora, tu non è che puoi stare chiuso in bagno per sempre, perché direi che non è il caso. Potresti, però, a questo punto fare un pasto veloce cena al microonde. Per forza, oh terapia, ragazzi. Vai, dai, così poi vai in bagno anche tu. Turni vari, ragazzi. Chi va in bagno, quell'altro, viene attaccato dal gatto. Mm, macello, mm, per dirvela proprio tutta. Però vedete, nella clinica di Piper, tutto procede a gonfie vele. Oh, mamma santa, mamma santa, vai. Quindi naso, pelle e temperatura, direi esaminiamo gli occhi a questo punto, e le orecchie. E non appena qualcuno di voi qua si sarà ripreso e starà meglio, bene, mi fa tanto piacere. Tesoro, che c'è? Che c'è che non va qua? Che cosa c'è? Stai, stai calma, non, non ti agitare, vai, mangiati, non lo so, il pasticcino, perché ti fa bene. Allora, pure qua, vai, tutto risolto Iniezione preventiva, perfetto Questa poveretta pure, ragazzi, è in bagno Io non lo so, eh, un po' di pietà Fai un pasto veloce Crocchette di pollo Tutto bene, perfetto oh. Ma un'altra volta, no, vabbè, ragazzi Ma lei maltratta, eh, le, cioè, voglio dire, è evidente che sta tizia mi maltratta i poveri cucciolotti perché sta di nuovo qua. Ma stiamo scherzando che questa sta di nuovo qua, ragazzi. Ma voglio dire, ma boh. Cioè, io non ho parole, vi giuro. Ragazzi, che vi devo dire? Cioè, sono arrivando senza parole, ma sta tizia praticamente vive qui, eh, non lo so. Pure tu, vieni qua e mangiati qualcosa, ragazzi. Vai Vai. Eh, ci vuole pure la pausa. Cioè, non è che possiamo star qua vent'anni. E facciamo un secondo, ragazzi, a questo punto. Scusate, il punto della situazione. Oh, valutazione aumentata. Bene, ma aumenta da 54 secoli. Quindi, visto che siamo aperti da 15 ore, direi che possiamo chiudere, ragazzi. Perché sì, cioè stop! Voglio dire, costo pubblicitario meno 155, va bene. Utile netto 6398, beh, di devo dire, ragazzi, che dai, eccellenza per il valore del servizio. La tua clinica veterinaria è nota per i suoi ottimi servizi a prezzi più che ragionevoli. Opportunità di crescita sui tempi di attesa, ma alto personale lasciamo stare. E livello di stress. Prova a tranquillizzare l'animale mentre lo visiti per diminuire il suo livello di stress. Perfetto, ragazzi! Uh -huh. Sì. Eh, ora è chiuso, tornate domani, tornate domani, sì. Eh, i nostri ragazzi sono non distrutti di più. E quindi ora si concedono un momentino di ripresa. Eh ragazzi, come minimo, vieni qua, caro, fai un pasto veloce pure tu. Però sapete che potete sedervi, vero? Cioè, nel senso siediti, tesoro. Tu pure siediti. Tu pure qua siediti. E tu pure appena avrai finito sediti, cioè sedetevi, non è che dovete stare per forza in piedi ragazzi Dopo aver lavorato per 15 ore ininterrottamente è, è anche il caso di sedersi un attimo, che dite? Dove, dove state andando? Ecco, le ha fatto schifo il pasto, bene, mi fa tanto piacere Parla un po' con le tue colleghe, ecco, del tipo che ne so... Eh, chiedi della giornata, del tipo, allora come è andata a voi? Io certi clienti proprio non li capisco. Eh, lo so, tesoro. Lo so. Caro, ma... Ah, stai ancora qui? Bene, perfetto. Però, ragazzi, sedetevi, cioè, trovate pace, vi prego. Ma, ma, ma addirittura queste manifestazioni d'affetto. Perché lei non è tipo da manifestare così l'affetto. Uno cerca di accoglierli sempre con il sorriso, ma non è facile. Ma sì, guarda. Poi cagliamo la maschera. Ma l'hai vista? Quella che sta sempre qua? Secondo me, quella li maltratta gli animali. Noi dovremmo fare qualcosa. Ah, oh, certo. Neanche secondo me quella tizia è dolce come un muffin. Andrea, tesoro, perché ti sedi laggiù? Vieni qui. Dobbiamo salvare quei poveri gatti, ragazzi. Ve lo dico, eh. Secondo me va fatto assolutamente. Ma sì, chissà cosa gli darà da mangiare. Perché non è possibile. Gli darà sicuramente del cibo spazzatura. Quei gatti stanno sempre male. Io ho consultato i miei libri di veterinaria, ragazzi. Non è possibile che stiano sempre male, lo capite? Eh? Inoltre come fa sempre a potersi permettere le cure mediche? Eh, secondo me c'è una musica strana in quella casa, ragazzi. Dobbiamo indagare, Elena. E poi anche pulire questo posto avete visto è lercio eh lo so caro mio che bisogna fare Ok avete mangiato perfetto caro tu se potevi anche venire qua comunque Cioè non è che qualcuno ti avrebbe detto qualcosa Comunque vabbè eh, eh, ragazzi abbiamo capito Iniziano a sospettare della tizia voglio dire come minimo no Vai eh. per tesoro vieni qua anche tu asciughiamo e direi ragazzi che a questo punto, con i nostri veterinari che fanno veramente tanti progressi perché eh, chi è salito al livello 7, Piper che ha massimizzato l'abilità di veterinaria, la clinica comunque che cresce, direi che noi possiamo fermarci qua per questo episodio. Fatemi sapere cosa ne pensate, ragazzi, dell'idea di um, far trasferire Piper nel momento in cui la clinica avrà raggiunto um, le 5 stelle perché. È un'idea che avevo in mente sin dall'inizio, cioè mi piacerebbe molto, io immagino che una volta che la nostra, si. Vedete, parla dei suoi sogni, del tipo io. secondo me, ecco, sta proprio dicendo. Ah, il mio sogno è non dover più, come dire, no? Lavare i panni, anche quelli più sudici, eh? E mangiare cibo spazzatura senza ingrassare, beh, certo, come minimo. Inoltre la musica cambierà quando andrò a vivere in una casa tutta mia, eh, ma lì avrei molto da, da fare poi, eh. Fare la raccolta differenziata. Insomma, vedi, un trasloco non è proprio facile. Lo so, ma mi sento pronta, vedi? Ora che la clinica va, sono veramente pronta per trasferirmi. E quindi, sì, ragazzi, mi piace l'idea di Piper che mh, a breve potrebbe trasferirsi. E ditemi volete che uh, giochi off camera ragazzi quindi per raggiungere il livello 5 per portare la clinica al livello 5 um, da sola quindi off camera oppure volete assistere ragazzi e quindi torneremo in clinica, in, clinico, in clinica qualche altra volta fatemelo sapere perché comunque um, mi fa sempre piacere ragazzi sapere cosa ne pensate puoi mettere sto coso qua ok quindi, se l'episodio vi è piaciuto, ragazzi, vi invito a iscrivervi al canale, mettere mi piace, ma che ti guardina qua. E lasciare un commento. Vi ricordo che in descrizione, ragazzi, nell'info box trovate tutti i vari modi per contattarmi. Trovate, ragazzi, la programmazione del canale, trovate ovviamente le mie playlist, ma soprattutto i link ai canali di miei amici youtuber che fanno gameplay Ma Cinema con The Sims 4 e gameplay con la PlayStation 4 e PC. Mi raccomando, ragazzi, andate in tutti i loro canali, iscrivetevi, campanelline attive, perché solo in questo modo. Eh, potrete ricevere una notifica ogni volta che qualcuno di noi comunque pubblica un video contenuti nel suo canale e non rischierete mai appunto di perdervi eh, i nostri video. Detto questo, vi ricordo ancora una volta, ragazzi, che ho aperto un secondo account di Instagram nel quale sto pubblicando la, la storia della famiglia Huggins. Quindi vi invito a passare e a dirmi cosa ne pensate. Detto questo, ragazzi, io vi auguro ancora un fantastico fine settimana. Una buona giornata, una buona serata, a seconda del momento in cui guarderete questo episodio. Vi rimando come sempre al prossimo. Ormai lo sapete bene, sul Soul Simmers. E non.